2 maggio 1945, Seconda Guerra Mondiale. Termina la battaglia di Berlino. Le forze tedesche si arrendono. Il generale dell'artiglieria Helmut Weidling, comandante dell'area difensiva di Berlino, consegna senza condizioni la città al generale dell'Armata Rossa Vasili Chuikov. I soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. Hitler si era suicidato il 30 aprile e Goebbels il 1 maggio. I sovietici hanno così condotto a termine vittoriosamente, nel cuore della capitale nemica, la Grande Guerra Patriottica. In quest'ultima battaglia subiscono tuttavia ancora 361.000 morti, mentre da parte tedesca i morti sono 400.000 e altrettanti i prigionieri. Ceneri, macerie, milioni di morti. È l'eredità di un regime basato sul terrore e sulla cieca obbedienza a una banda di criminali. I russi raccolgono quello che hanno trovato dei resti di Hitler in questa cassetta di munizioni. Sospettando che il dittatore nazista fosse ancora vivo, Stalin mandò a Berlino il capo della sua polizia, Beria, con il ministro Molotov. I due cadaveri di Hitler ed Eva Braun furono riconosciuti autentici attraverso le loro protesi dentarie dal loro dentista personale Hugo Blaschke. Nel bunker i cineoperatori russi avevano trovato solo questo cadavere di un sosia di Hitler. Ora la battaglia di Berlino è finita. È costata immense distruzioni e migliaia di morti. I soldati tedeschi si arrendono dovunque e vengono avviati ai campi di prigionia.